La Fiericione vola sulle ali dell'entusiasmo, sbarazzandosi del Mendicina per 3-1, conquistando la quinta piazza del torneo meritatamente. I riccionesi giocano in scioltezza, regalano agli avversari qualcosa di troppo, ma giocano a viso aperto meritando alla fine 3 punti, mentre il Mendicina gioca bene, ma dimostra qualche difficoltà di troppo. Con l'immagine a cura di Eugenio Angeli passiamo al commento del match. Ospiti subito avanti con il tiro di Suma bloccato da Passaniti. Ancora Suma protagonista, questa volta la conclusione è un passaggio per Passaniti. Il Riccione a primo vero a fondo passa, il lancio di Cangini innesca Docente che fa da sponda per la conclusione vincente di Enchisi, che sblocca così la situazione e che Eugenio Angeli decide di farci rivedere attraverso il replay, dove vediamo il centrocampista in maglia numero 8 andare a bersaglio. Poco dopo dalla distanza ci prova Tamagnini, ma Sammarchi blocca in 2 tempi. In Mendicina gioca bene ma mostra limiti difensivi, ma quando gioca così il gol sembra cosa fatta. Ma solo Giannini si divora l'occasionissima di giornata. Dall'angolo ospiti ancora pericolosi con il colpo di testa di Minghetti che termina fuori. Successivamente altra conclusione che si spegne alta. Squadra riposo sull'1-0. Ad inizio ripresa Sparaventi viene atterrato così da Lenzi, trattasi di penalty dagli 11 metri, Docente non sbaglia trovando il 2-0 per i padroni di casa. La replica è affidata al tiro di Tonelli che si spegne di poco al lato, dall'altra parte Alberigi serve Docenti, quale spara prontamente in porta, Sammarchi si salva in 2 tempi, è la volta di Sparaventi che chiama nuovamente la parata Sammarchi, Suma cerca di replicare ma nulla da fare, mentre il solito Docente scarica malamente il pallone che inseguito da Cecchetti viene spedito in fondo alla rete, decretando così il 3-0 per la FIA Riccione. In Mendicina ha la forza di reagire nell'immediato, rimediando un penalty per un atterramento in area di rigore di Passaniti. Dagli 11 metri si presenta Capitan Canova che dimezza le distanze. Da punizione Suma spaventa così Passaniti, mentre l'ultima occasione capita sul piede di Grimaldi che mette a lato. Termina qui la gara con la FIA Riccione che si impone per 3-1.